Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di avere con noi un autore e un libro di grande interesse. Il titolo è Amore e colpa, Dante e Francesca. Nel settecentesimo di Dante sono stati tanti i libri dedicati al nostro grande poeta. L'editore è Donzelli, che lo ha appena pubblicato da poco. Sono 176 pagine per 16 euro, quindi un prezzo assolutamente accessibile a quasi tutti i portafogli. E io, come mia abitudine, non rubo altro tempo al nostro ospite e lascio subito la parola al professor Pirovano. Prego, professore. Grazie, grazie per l'invito. Un caro saluto a tutti e a tutte. Sì, è difficile in un anno come questo, in cui sono usciti migliaia di libri, ma direi anche se vogliamo allargare agli articoli, sia di rivista scientifica sia di giornale, alle iniziative. È difficile veramente districarsi in questo mare magnum bibliografico. Ho voluto però partecipare al settimo centenario della nascita e della morte di Dante con una proposta particolare, cioè riflettere su un tema che è quello di amore e colpa, che come è noto, scuote le coscienze di ogni epoca. E però è un tema particolarmente sensibile, delicato nell'opera di Dante, dalla giovanile Vita Nuova, per passare attraverso l'esperienza lirica delle rime, per toccare tangenzialmente il Convivio e per arrivare infine alla Divina Commedia. Quindi il libro si divide in tre grandi sezioni. La prima sezione riguarda appunto la Vita Nuova, il livello giovanile. La seconda sezione riguarda le rime con qualche sviluppo dal Convivio, e l'ultima, la Divina Commedia, ed è concentrata soprattutto su Inferno 5, il canto di Paolo e Francesca. In un libello, in una storia d'amore in cui di fatto non c'è un rapporto tra i due protagonisti, che significa amore e colpa? Allora, la Vita Nuova può essere letta o come una storia d'amore o come una biografia poetica, come la storia di un poeta d'amore. Ed è attraverso queste due linee che corrono parallele che forse possiamo cogliere lo sviluppo del tema. All'inizio del libro, come è noto, Dante, giovanissimo, all'età di 9 anni, si innamora appassionatamente di una ragazzina che ha pochi mesi meno di lui. Dante fissa in maniera molto precisa l'età di Beatrice, 8 anni e 4 mesi. Però ci dice anche che questo amore così appassionato non andò mai contro il fedele consiglio della ragione. E quindi si pone un aspetto che a noi moderni sembra difficile da comprendere, cioè che rapporto c'è oggi tra una passione e la ragione. È che siamo condizionati da un'idea di ragione molto vicina all'ambito scientifico, all'ambito di quelle che si chiamano anche scienze dure.
per il medievale è qualcosa di diverso. E quindi, come nel Medioevo convivono ragione e fede, convivono anche ragione e passione, ragione e sentimento. In ogni caso, dentro la vita nuova è possibile isolare degli episodi in cui sembra che venga meno questa fedeltà al consiglio della ragione. A un certo punto, quando Dante pare interessato alla seconda donna dello schermo, oltre la decenza, Beatrice gli toglie il saluto. Domanda. Letteralmente in crisi. Dante va in crisi però perché forse quello è l'unico modo per fare un salto di qualità a livello di percorso lirico. Nei primi capitoli o paragrafi meglio del Libello della Vita Nuova, Dante non stava facendo altro che ripercorrere la liturgia classica dell'amore cortese, la donna schermo. Ma se io amo una donna, perché mi devo creare uno schermo? Oppure il tenersi a distanza, il non avvicinarsi, eccetera, accontentarsi del saluto, celare il sentimento. Questo fa parte di una sorta di liturgia che è la liturgia che sta alla base dell'amore cortese. Nel momento in cui però Dante forza questa liturgia, cioè va oltre il limite, passa la misura, diciamo così, perde il saluto di Beatrice, ma è pronto a inaugurare una nuova fase poetica. Però poco dopo la perdita del saluto di Beatrice avviene forse uno degli episodi che più sono in contrasto con il fedele consiglio della ragione, ed è l'episodio del gabbo. Dante viene condotto da un amico a un pranzo di nozze, non sa della presenza di Beatrice. Quando vede Beatrice ha un vero e proprio attacco di panico e rischierebbe di cadere se non si fosse appoggiato a, dice lui, un dipinto della sala, o un affresco oppure un tappeto che stava nella sala, al che l'amico è costretto a portarlo fuori. Ma questo amore è morte o vita? Un uomo che non riesce a reggere il rapporto con la donna amata, che cosa ci sta trasmettendo? Ma è una colpa allora amare? Ecco, sono tutti temi che corrono dentro l'episodio del gabbo. Ma dal punto di vista poetico si capisce che questa è la fase più cavalcantiana, amico Guido Cavalcanti, di Dante Alighieri. Questo amore ossessivo, questo amore appassionato, irresistibile, che in un certo senso aliena l'io. Ecco, Dante deve superare, per arrivare a una propria originalità espressiva, anche questo momento. E allora arriviamo alla fase centrale, che è quella del percorso che si inaugura con Donne che avete intelletto d'amore e che Dante chiama anche lo stilo della lode. Io non ho ricompense da questa donna, ma io la amo disinteressatamente. È la scoperta dell'amore cristiano, dell'agape o caritas,
che è ciò che Beatrice veramente rappresenta nella vita nuova. Basta leggere il sonetto più famoso, tanto gentile, tanto onesta pare, Beatrice è un miracolo che viene dal cielo in terra. È una sorta di incarnazione dell'amore, della caritas. Solo così Dante può rompere quello che in un certo senso è il tabù poetico, la morte della donna. Perché con la morte della donna tutto finisce. Certo, qualche poeta ha dedicato un pianto per la morte della donna, ma poi la storia finisce. Con la vita nuova la storia va avanti. Muore Beatrice, ma la storia va avanti. E quello che è interessante è che questa è la via maestra poi della letteratura italiana. Perché dalla Vita Nuova arriviamo al Canzoniere di Petrarca, anche Petrarca fa morire Laura, e poi attraverso il petrarchismo saliamo fino ai tempi moderni. Pensiamo anche alla Silvia di Giacomo Leopardi. Ebbene, dopo la morte di Beatrice, l'amore non si ferma. L'amore continua, ma qui forse nella seconda parte c'è, dopo la morte della donna, forse l'episodio più incline alla colpa, che è questa tentazione, o meglio, questo vaneggiamento per la donna pietosa e gentile che pare consolarlo della morte di Beatrice. Ebbene, la donna pietosa e gentile, di fatto anche lei non ha un rapporto diretto. Lui la vede, ma non c'è un rapporto diretto con il poeta. È la fase allora della tentazione, in un certo senso, della resistenza a questo valore dell'amore infinito, che deve sempre durare, dell'amore esclusivo per Beatrice, perché Dante inizia anche questa fase nuova, che è quella dell'amore esclusivo per un'unica donna, a differenza di tanti altri poeti. Alla fine della Vita Nuova, Dante dice: io dirò di lei quello che non è mai stato detto di nessuno. Qualcuno vi legge una prefigurazione della Divina Commedia, vero? Col senno di poi è così, a posteriori possiamo leggerlo così, dobbiamo ricordare però che passano più di 10 anni e che Dante nel 1292-93, forse 94, quando ha scritto La Vita Nuova, avesse già in mente il grande poema, forse è un po' azzardato. Detto questo, però, nella fase post-beatriciana, questa linea che è teleologicamente orientata, cioè l'amore esclusivo per una donna, viene più volte messo in crisi. Penso per esempio all'esperienza delle cosiddette rime pietose, o quattro rime per la donna pietra. Ecco lì sembra tornare alla fase più cavalcantiana, all'amore ossessivo, all'amore che in un certo senso aliena l'io, tanto che nella più famosa, così nel mio parlare voglio essere aspro, Dante addirittura in una sorta di battaglia onirica con amore, alla fine vorrebbe quasi violentare la donna. Infatti è una delle rime, direi, più violente della letteratura italiana, perché Dante dice che vorrebbe prenderla per i capelli e giocare con lei come fa l'orso tutto il giorno, dalla mattina a vespri, quindi a sera. E l'orso però nel Medioevo è un animale lascivo, giocoso ma anche lascivo. Quindi c'è di mezzo questo aspetto. Ma dove veramente il tema di amore e colpa emerge in tutta la sua evidenza è nella Divina Commedia. Come sapete, la Divina Commedia è stata paragonata a una cattedrale gotica, un'immagine davvero bellissima,
e proprio al centro del poema, quindi nei canti 16, 17, 18 di questo poema, c'è il contrafforte di base, quello che tiene in piedi tutto il meccanismo, tutta l'architettura, cioè il discorso sull'amore. Viene anticipato da Marco Lombardo, che parla del libero arbitrio, ma poi è Virgilio che fa il discorso sull'amore. Ma prima di arrivare lì, Dante aveva incontrato già un altro tipo di amore. E poi dobbiamo tenere in considerazione, forse non sempre è noto, che gli amanti sono gli unici peccatori, le uniche anime che compaiono in tutti i tre regni. Ci sono i lussuriosi all'inferno, ci sono i lussuriosi etero e omosessuali che stanno nello stesso cerchio nel purgatorio, ci sono gli spiriti amanti nel cielo di Venere, in tutti e tre i regni. Il primo grande personaggio che Dante veramente incontra è una donna. Ed è Francesca. Francesca è l'unica donna che parla in tutto l'inferno, ad eccezione di Beatrice. Beatrice che però era scesa, come sapete, dall'Empirio al Limbo per convincere Virgilio ad aiutare Dante. Quindi momentaneamente era scesa. Ma l'unica donna che parla in tutto l'inferno è Francesca da Polenta. Ora, Francesca si confessa a Dante come sicuramente si è confessata davanti a Minosse, è stata obbligata a farlo, e come forse avrebbe voluto fare in vita. Ricordiamo che tra gli spiriti amanti del cielo di Venere, ci sono una prostituta, Rahab, e Cunizza da Romano, che se vogliamo fare un po' di gossip, certo si troverebbe su molte riviste più di Francesca da Rimini. Quando Francesca si confessa davanti a Dante, con quelle parole che tutti ricordiamo, amor che il cor gentile ratto s'apprende, no? Confessa una colpa che sembra tra l'altro attribuire ad amore, perché amore è il soggetto delle tre terzine. Amor condusse noi ad una morte. Si confessa davanti a Dante e però lei sa che ha una responsabilità. Francesca non è soltanto, l'ho detto anche altrove, un'intellettuale di provincia, una cattiva lettrice. È vero, era molto colta, conosceva almeno tre o quattro lingue, visto che cita l'Eneide, leggeva i poemi in lingua d'oïl. Conosce Guinizelli, sicuramente conosce la lingua d'oca, almeno quattro lingue le conosce. Ora, Francesca si confessa ed è ben consapevole che il suo è un mal perverso. Quella parola lì probabilmente è stata letta in un modo un po' sfocato. Cioè, il mal perverso sarebbe per alcuni la pena, per altri sarebbe la colpa. In realtà il mal perverso è questo amore talmente appassionato, ma chiuso su se stesso, perché non ha sbocchi. Non ha sbocchi se non esclusivamente sulla coppia, nella società. Non ha sbocchi. E allora qual è il vero modello di Francesca? Non tanto la poesia cortese,
o Andrea Cappellano, come spesso si è detto, ma è il Tristano Isotta. Prego. Il Tristano Isotta. Lo ha intuito giustamente Giorgio Inglese, che presto pubblicherà la nuova edizione critica della Divina Commedia, lo annuncio qui. Perché il Tristano Isotta? È un amore simile. Innanzitutto è un amore ricambiato, a differenza dell'amore cortese. È un amore tra parenti. E i testi medievali, per esempio il Decretum di Graziano, che è il codice per eccellenza, anche per Dante, Graziano tra l'altro è uno degli spiriti nel cielo del sole, ci dicono che è un incesto. Amore tra parenti è incestuoso. Tristano è nipote di Marco, Paolo, che tra l'altro non viene mai nominato, è cognato di Francesca. E quindi qui siamo a una colpa individuale che è anche una colpa sociale. Poi è vero, è anche una colpa letteraria. Ma a mio parere Dante sviene non perché sente una colpa letteraria, ma perché sente fino in fondo quella che poteva essere la sua esperienza. C'è un legame strettissimo, io nel libro l'ho dimostrato, attraverso i giochi di rima, attraverso alcune riprese delle parole di Francesca. C'è un legame strettissimo tra il quinto canto dell'Inferno e il Paradiso terrestre quando Dante incontrerà Beatrice. Ora, il destino di Dante poteva essere quello di Paolo se non ci fosse stata Beatrice. Beatrice che poi è scesa nel limbo, lo abbiamo già detto, e addirittura, pensate, questo teologicamente è stupendo, piange una beata che dovrebbe essere imperturbabile, che dovrebbe vivere ed esclusivamente in eterno nella contemplazione di Dio, scende all'inferno e piange per un vino. Questa è la massima espressione di quello che ho chiamato agape, cioè l'amore discendente di Dio. E proprio dunque, grazie a questa Beatrice che percorre dall'inizio alla fine tutta l'esperienza, direi umana, ma anche poetica di Dante, che Dante riconosce la sua salvezza, che è una salvezza umana e che è una salvezza poetica. Ricordiamoci che Santa Lucia, nel chiedere a Beatrice di scendere nel limbo, dice: colui che per te è uscito dalla volgare schiera. Cosa vuol dire della volgare schiera? Colui che ha trovato un'originalità di dire rispetto a tutti gli altri. Vi ringrazio per l'attenzione. Professore, è veramente intrigante perché è una lettura dell'uomo Dante e del poeta Dante attraverso le sue opere che forse ancora era da scoprire, da indagare, perché ha dei risvolti assolutamente inediti. Quindi complimenti davvero e, Grazie. bisogna correre a comprare il libro che io ricordo per tutti coloro che fossero interessati. Il titolo è Amore e colpa, Dante e Francesca. L'autore è Donato Pirovano, che abbiamo avuto il piacere di avere nostro ospite. L'editore è Donzelli, pubblicato da pochissimo, tra l'altro. Sono 176 pagine per soli 16 euro, quindi un prezzo che permetterà a tutti di correre in libreria e ad acquistare questo interessantissimo volume.
Io la ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito. Ricordo a tutti di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e spero di avere un giorno il piacere di incontrarla di persona e magari di presentare qualche suo altro lavoro in presenza, perché non se ne può più di queste videoconferenze. Sì, poi nelle videoconferenze c'è l'effetto cane, come avete sentito. Capita un po' di tutto, però, ma anche in quella in presenza ci sono gli imprevisti, e quelli sono il sale della vita, se no sarebbe tutto molto triste. Grazie ancora e a presto allora. Grazie.